il verismo italiano e leggeremo anche un articolo di Luigi Capuana di recensione ai Malavoglia di Giovanni Verga. Ecco, introduzione al verismo italiano. Praticamente il verismo italiano è una sorta di declinazione di quello che è stato il naturalismo francese. Diciamo che il tramite è quello di Milano. Milano è la città italiana più aperta agli stimoli intellettuali e culturali d'oltralpe, diciamo, europei, e questo l'abbiamo già visto con la Scapigliatura. Benissimo. Ora, infatti, anche il naturalismo francese, quindi Zola, soprattutto i romanzi di Zola, giungono in Italia attraverso gli scapigliati, attraverso la Scapigliatura. Cioè, per esempio, Cletto Arrighi, ricordate quello che aveva dato il nome, in un certo senso, alla Scapigliatura, che scrive un romanzo di impianto naturalista, che si intitola Nana e mi, dov'è che è? Maledizione, non riesco neanche a trovarlo. Nana a Milano. E ci sono altri scrittori scapigliati che cercano di imitare i naturalisti francesi. Abbiamo però già sottolineato ed evidenziato come purtroppo gli scrittori scapigliati non siano in grado di realizzare una poetica letteraria, anche semplicemente delle opere letterarie di un certo peso. Sono un po' velleitari. E così avviene una cosa abbastanza paradossale. Cioè, invece di passare attraverso gli intellettuali, diciamo, tra virgolette, di sinistra, più progressisti, allora si chiamavano repubblicani e democratici, il naturalismo francese trova una declinazione effettiva in Italia attraverso il verismo italiano, attraverso degli intellettuali invece che sono conservatori, che sono appunto conservatori reazionari e sono siciliani e sono appunto Capuana e Verga, che si trovano a Milano, vivono a Milano, fanno i giornalisti a Milano. Sì, Capuana e Verga sono intellettuali che si trovano a Milano, fanno i giornalisti, eccetera, ma che rappresentano un modo di vedere le cose un po' arretrato e vengono comunque dalla Sicilia, soprattutto reazionario, non hanno infatti nessuna verità di cambiamenti sociali, non so, di progresso sociale, anzi, vedono che le cose non possono cambiare se non in peggio, sono fatalisti, per esempio, e pessimisti, esatto. Ecco, benissimo, quindi in particolar modo vedremo Luigi Capuana. Luigi Capuana è, in un certo senso, diventa il teorico del verismo italiano. La cosa avviene in questi termini. Sostanzialmente Verga incomincia a scrivere dei racconti e dei romanzi veristi e Capuana, recensendo questi romanzi, diciamo che elabora la poetica del verismo. E poi lui stesso, a sua volta, scriverà dei romanzi cercando di mettere in pratica questa poetica, ma di fatto sarà sicuramente Giovanni Verga, il letterato più in grado di realizzare, insomma, di attuare, insomma, questo progetto del verismo di cui vi avevo parlato. Cioè, sostanzialmente, come vedremo, per esempio, i veristi italiani, ma lo leggeremo adesso nel brano di Luigi Capuana, i veristi italiani sono contrari ad una visione troppo scientifica della letteratura. Quindi, mentre il naturalismo francese era strettamente legato con la scienza, cioè il romanzo doveva diventare qualcosa di scientifico, un romanzo sperimentale, no? Diceva appunto Zola, invece i veristi dicono: no, non mescoliamo le cose. Una cosa è il campo della scienza e un'altra è il campo della letteratura. Noi facciamo letteratura, quindi una cosa diversa dalla scienza. Tuttavia, realizzarono un qualcosa di estremamente originale. Infatti, nel verismo, il canone dell'impersonalità, come vedremo appunto in Verga la prossima volta, verrà realizzato in maniera più piena, addirittura, che non nei romanzi stessi di Zola. Bene, adesso andiamo allora alla pagina. Ah, non c'è, no, spieghiamo anche le altre due cose. Attenzione, non c'è una vera e propria scuola, cioè parliamo di verismo. In Italia, forse ci viene in mente che ci sia una scuola. In realtà, i vari autori del verismo proseguono
per le loro strade in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro. Forse i più legati fra di loro sono appunto Capuana e Verga. Invece gli altri autori, quindi, cioè, per esempio c'è De Roberto con i Vicerè, poi c'è Matilde Serao che dà un colorito un po' superficiale al verismo italiano, addirittura moralismo religioso in Mario Pratesi. Un po' paternalista in Renato Fuccini, insomma, sicuramente ognuno, cioè, sicuramente verso gli ultimi decenni dell'Ottocento ci sarà questa tendenza un po' verista in Italia, ma ognuno la declinerà in modo suo, perché non c'è una vera e propria scuola, non c'è un movimento, diciamo, organico. Da notare anche l'isolamento di Verga, che è davvero un caso isolato, e anche, se vogliamo, l'apporto dello stesso Verga verso il romanzo psicologico, io lo vedo soprattutto nel Mastro Don Gesualdo, cioè l'analisi della psiche del protagonista sicuramente prelude a quello che poi sarà uno sviluppo successivo, cioè quindi il decadentismo, il romanzo decadente, il romanzo del Novecento, eccetera, eccetera. Ecco, stavamo dicendo di Luigi Capuana, quindi abbiamo detto che ah sì, che era un articolista, che era un intellettuale, che ha scritto alcune novelle e in particolar modo viene ricordato anche per il romanzo Il Marchese di Rocca Verdina. Noi invece adesso leggiamo la recensione che lui fece ai Malavoglia. Dice infatti Luigi Capuana: il Balzac, il gran padre del romanzo moderno, ai suoi predecessori, ai quali sta forse meno attaccato che i suoi successori non istiano a lui. Il Flaubert, il De Goncourt, lo Zola, che hanno fatto e che fanno altro se non svolgere meglio, ridurre a maggior perfezione quelle parti della forma del romanzo rimaste nella Comédie Humaine in uno stato incipiente e imperfetto? Allora, qui diciamo Capuana sintetizza quello che abbiamo detto anche la volta scorsa, cioè che Balzac è una sorta di precursore del naturalismo e che a loro modo Flaubert, De Goncourt, eccetera, e Zola stesso non fanno altro se non svolgere meglio quello che lui aveva già intuito nella Comédie Humaine. Comédie Humaine era il ciclo dei romanzi di Balzac. Il naturalismo, i famosi documenti umani, non sono una trovata dello Zola. Bisogna non aver letto la prefazione del Balzac al suo immenso monumento per credere che trasportare nel romanzo il metodo della storia naturale sia una novità strana e pericolosa. Allora, anche Balzac, introducendo la sua Comédie Humaine, aveva fatto capire che la sua arte era realista, insomma. Però adesso abbiamo detto è più esplicito il legame fra scienza e letteratura, no? Però, dice Capuana, non è che ci sia questa gran novità, eh. Era sufficiente leggere tranquillamente quello che già aveva fatto Balzac, no? Senza dubbio l'elemento scientifico si infiltra nel romanzo contemporaneo, lo trasforma più pesantemente, con più coscienza, nei lavori del Flaubert, del De Goncourt e dello Zola. Ma la vera novità non sta in questo, né sta nella pretesa di un romanzo sperimentale. E questo è infatti il termine del testo della poetica di Zola. Bandiera che lo Zola inalbera arditamente a sonori colpi di grancassa per attirare la folla che altrimenti passerebbe via senza fermarsi. Ecco, sappiamo che sta in questo la novità, Zola ha, diciamo, coniato questo termine, che starebbe proprio a dire, ne abbiamo già parlato, che il romanzo diventa scientifico in un certo senso. Con la sua letteratura il romanzo diventa un esperimento, no? Attraverso cui, in un certo senso, vedere quali leggi nascono dall'osservazione dei fatti umani. Un'opera d'arte non può assimilarsi un concetto scientifico che alla propria maniera, secondo la sua natura d'opera d'arte. Ma dice Capuana, non è vero che noi siamo degli scienziati, noi siamo dei letterati. Quindi c'è un modo tipico della letteratura, non si può confondere la maniera, il modo della letteratura con quello della scienza, come fa Zola. Se il romanzo non dovesse far altro che della fisiologia o della patologia o della psicologia comparata in azione, il guadagno non sarebbe né grande né bello. Cioè, voglio dire,
Per la psicologia, per la fisiologia, per la patologia ci sono già i testi scientifici. Cioè, non si fa un romanzo per questo. Il positivismo e il naturalismo esercitano una vera e radicale influenza nel romanzo contemporaneo, ma soltanto nella forma. E tale influenza si traduce nella perfetta impersonalità di quest'opera d'arte. Ecco, sottolineiamo questa frase perché sta a indicare proprio questo. Cioè, Capuana dice che la grande novità del naturalismo è nell'impersonalità, è quello che abbiamo detto prima, che il verismo accentua questo aspetto, cioè le tecniche narrative veriste sono particolarmente innovative e in un certo qual modo sono il completamento di quanto già iniziato nel naturalismo francese, cioè l'impersonalità del narratore, il narratore che si nasconde, che non è palese. Tutto il resto per l'arte è cosa molto secondaria, dovrebbe essere tale anche nei giudizi che si pronunciano intorno ai lavori rappresentanti più o meno efficaci della nuova formula artistica. Nei romanzi del Balzac, questo sparire dell'autore avviene ad intervalli, egli si mescola un po' all'azione, spiega, descrive, torna dietro, fa delle lunghe divagazioni prima di lasciare i suoi personaggi a dibattersi soli soli con le loro passioni, col loro carattere, con le potenti influenze del loro tempo e dei luoghi. E l'onnipotenza del suo genio non si mostra mai così intera come quando le sue creature rimangono libere, abbandonate ai loro istinti, alla loro tragica fatalità. Dice Capuana, non è che non ci fosse l'impersonalità anche nei romanzi di Balzac, c'era e come l'impersonalità, solo che non era una costante. Cioè c'erano alcune parti, tra virgolette, impersonali, cioè col narratore impersonale, e c'erano alcune parti invece in cui il narratore interveniva, era presente, la narrazione diventava più soggettiva. E dice infatti che le parti migliori dei romanzi di Balzac, secondo lui, erano proprio quelle più impersonali. Quindi la differenza sta solo in questo, che adesso diventa tutto impersonale. I suoi successori, quindi dicevamo De Goncourt, Flaubert e Zola, intervengono assai meno di lui nell'azione, o non intervengono affatto. Si può dire che la loro opera d'arte si faccia da sé. Ecco, questo è un altro degli aspetti che vedremo proprio, diciamo, programmatici del verismo italiano. L'arte, la narrazione deve sembrare essersi fatta da sé. La narrazione si fa da sé, piuttosto che la facciano loro. E questo semplicissimo cambiamento ha già prodotto una rivoluzione che il volgo dei lettori difficilmente sarà nel caso di apprezzare nel suo giusto valore. È lì il cambiamento, la grossa rivoluzione, no? Proprio nel canone, vedremo, dell'impersonalità del narratore. I Malavoglia, ricordiamoci che questa è una recensione ai Malavoglia, i Malavoglia si rannodano agli ultimissimi appelli di questa catena dell'arte. L'evoluzione del Verga è completa. Egli è uscito dalla vaporosità della sua prima maschera e si è afferrato alla realtà solidamente. Ah, ecco, attenzione. Qui Capuana dice che è uscito dalla sua prima maschera. Sta a intendere quindi che prima Verga, come vedremo, nella sua narrativa pre-verista, è un po' sentimentale, è un po' romantico, è un po', sono i suoi romanzi mondani, chiamate anche così, no? E lì non aveva realizzato questo canone dell'impersonalità, come invece è riuscito a fare nei Malavoglia. Ed è vero, effettivamente, in Malavoglia, voi lo conoscete, è proprio un romanzo in cui il narratore sembra scomparire, sembra non esserci proprio. Ecco, egli è uscito. Questi Malavoglia e la sua Vita dei Campi, ecco, i Malavoglia sono dell'81, la Vita dei Campi dell'80, saranno un terribile salutare corrosivo della nostra bislacca letteratura. Quindi sono fortemente innovativi, effettivamente. La Vita dei Campi è la raccolta pubblicata l'anno prima. Lasciateli fare e vedrete, se avranno poi la consacrazione, e se la meritano, di una traduzione francese, eserciteranno un'influenza anche in una sfera più larga e conteranno per qualche cosa nella storia generale dell'arte. In realtà, tutto questo grande influsso non l'ebbero i Malavoglia, soprattutto non l'ebbero a livello europeo, no? Quindi lui lo spera, Capuana, l'immagina, lo spera, no? Spera che il romanzo del suo amico possa essere tradotto e possa influire nella storia della cultura, ma più di tanto non avverrà, almeno non in Francia, giacché finora nemmeno lo Zola ha toccato una cima così alta in quell'impersonalità che è l'ideale opera dell'arte moderna. È vero,
Noi infatti adesso approfondiremo il discorso. Insomma, nei Malavoglia c'è addirittura, anche nella vita dei campi, c'è la regressione del narratore. Quindi proprio più impersonale così non è possibile. Ci è voluto senza dubbio un'immensa dose di coraggio per rinunziare così arditamente ad ogni più piccolo artificio, ad ogni minimo orpello retorico e in faccia a questa nostra Italia che la retorica allaga nelle arti, nella politica, nella religione, dappertutto. Ma non ci è voluto meno talento per rendere vive quelle povere creature di pescatori, quegli uomini elementari attaccati come le ostriche ai neri scogli di lava della riva di Trezza. Ecco, sta esaltando l'impersonalità che è presente nel romanzo dei Malavoglia. Ecco, l'ideale dell'ostrica. Luigi Capuana, appunto, riporta quasi letteralmente le parole che si trovano nel stesso romanzo, no? C'è l'ideale dell'ostrica. Restare attaccati, abbarbicati, come l'ostrica fa alle rocce, agli scogli, permette di resistere alla fiumana. La fiumana è evidentemente la fiumana del progresso che travolge tutto con sé. L'unica salvezza, dice Verga, attraverso questo romanzo, è proprio quello di resistere e di mantenersi strettamente legato alle antiche tradizioni. Quindi è questo un po', è rappresentato appunto dall'ostrica. Un romanzo come questo non si riassume, è un congegno di piccoli particolari, allo stesso modo della vita, organicamente innestati insieme. L'interesse che ispira non è quello volgare e triviale del come finirà, ma un interesse concentrato che vi prende a poco, con un'emozione di tristezza davanti a tanta miseria, dinanzi a quella lotta per la vita, qui osservata nel suo primo stadio quasi animale, che l'autore si accinge a studiare nelle classi superiori con una serie di romanzi legati insieme dal titolo complessivo dei Vinti. L'originalità Verga l'ha trovata dapprima nel suo soggetto, poi nel metodo impersonale portato fino alle estreme conseguenze. Quei pescatori sono dei veri pescatori siciliani, anzi di Trezza. E infatti è a Citrezza il paese in cui è ambientato il romanzo dei Malavoglia, come ben ricordate, diciamo è sulla riva del mare, ma vicino a Catania, insomma, sulla costa, insomma, ancora, diciamo, l'estremo versante, diciamo, dell'Etna, no? Ciclo dei Vinti, invece il ciclo dei romanzi di Verga. Malavoglia è il primo di questi romanzi, poi Mastro Gesualdo il secondo, gli altri non saranno completati. Quindi, e non rassomigliano a nessuno dei personaggi di altri romanzi. I pescatori sono davvero pescatori. Le cose parlano da sole. I pescatori sono davvero quei pescatori di Trezza, di Aci Tre. Non assomigliano a nessun altro personaggio. Non è improbabile che il Verga si possa sentire accusare di minore originalità quando il suo soggetto lo condurrà fra la borghesia e le alte classi delle grandi città, perché allora le differenze dei caratteri e delle passioni appariranno meno spiccate. Ed è bene notarlo fin d'ora. Quindi, diciamo che è stato originalissimo Verga. Infatti Verga lo dirà. Forse sono riuscito a far leggere a questi borghesi milanesi, perché tutto sommato i Malavoglia saranno letti dai borghesi milanesi, a far capire quello che pensano i pescatori, i minatori, i contadini, i braccianti della Sicilia. E lo fa attraverso questi romanzi. Ma per chiudere il nostro discorso sul verismo in generale, c'è da dire quindi che ormai abbiamo ben chiaro quello che dice Capuana attraverso questo testo, cioè quali sono i caratteri del verismo italiano. Uno, rifiuto della retorica e degli ideali romantici e risorgimentali. Sicuramente, ormai siamo in una fase diversa della letteratura e della cultura. Il verismo, punto primo, è quello che ho detto adesso, è collegato con la scapigliatura nella denuncia di una letteratura che è quella spiritualista, romantica, risorgimentale, retorica. Avete visto anche adesso come Capuana si è scagliato contro la retorica politica, no? Punto 1, rifiuto della retorica, degli ideali romantici e risorgimentali. Punto 2, denuncia delle precarie condizioni di vita. Abbiamo visto anche in questo brano di Luigi Capuana che, recensendo in Malavoglia, sottolinea questo aspetto. Ecco, noi attraverso questo romanzo
veniamo a conoscere la misera condizione di questi poveri pescatori che vivono in condizioni disumane, no? Di estrema miseria, di estrema povertà, no? Poi ancora, terzo punto, ricostruzione oggettiva dall'interno della realtà, ricostruzione oggettiva della realtà, ma dall'interno, attenzione, cosa vuol dire dall'interno? Vuol dire che nei romanzi, nei racconti veristi, sono gli stessi protagonisti che ci presentano la realtà, che ce la raccontano, che diventano narratori in un certo senso. Poi ancora il quarto punto, l'ambientazione popolare del verismo. Infatti nel verismo prevale l'ambiente meridionale, le plebi meridionali sono protagonisti dei romanzi e dei racconti veristi, la lingua è la lingua del popolo e il luogo sono le campagne, appunto vediamo nel caso di Acitrezza i paesi in riva al mare. E infine l'ultimo punto è pessimismo e fatalismo. Pessimismo e fatalismo che caratterizzano il verismo e lo distinguono dal naturalismo. E infatti, vi è la constatazione della negatività del progresso, dell'impossibilità da parte della cultura di intervenire positivamente, mentre Zola, abbiamo detto che dice: io sto descrivendo una miseria, ma con il sogno, l'ideale di poter realizzare una società più giusta in futuro. Invece i veristi sono fatalisti, pertanto ritengono che non ci sia alcuna possibilità di progresso. Hanno anzi, come vedremo, una visione ciclica della realtà e della storia. Per cui si ritorna sempre sugli stessi errori, si ritorna sempre nelle stesse condizioni, entro gli stessi limiti, e non c'è nessuna possibilità di riscatto proiettata per il futuro. Insomma, viene accettata nel verismo la concezione deterministica dell'agire umano, ma i veristi sono più moderati dei naturalisti, esprimono riserve sulla scientificità. Ricordate nel testo che abbiamo appena letto, come Capuana dicesse orgogliosamente: noi facciamo letteratura e non scienza. Invece, ricordate, i naturalisti avevano detto che la letteratura deve prendere a modello la scienza, deve essere obiettiva, no? Sono più moderati da questo punto di vista i veristi. Tuttavia, sono invece più radicali, in un certo senso, nella realizzazione del canone dell'impersonalità, quel processo della creazione attraverso il quale quel processo che fa sì che la creazione rimanga un mistero, che rende invisibile la mano dell'artista. L'opera d'arte sembra essersi fatta da sé. Ecco quindi i caratteri del verismo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.